un nome un po' complicato, ma una faccia conosciutissima, Marius Bizzau, ho detto bene? Sì, 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 è giusto, anzi in realtà sarebbe Bizzau, con un suono un po' più gutturale, perché è tipico, insomma. Da dove arriviamo? Arriviamo da Cluj-Napoca, ovvero nel nord della Transilvania, Romania. Vicino a Dracula praticamente. Esattamente, nel capoluogo, ex capoluogo della Valachia, il territorio di Dracula, esatto. Senti, ti abbiamo visto come cattivo, hai fatto anche una fine insomma non troppo bella in Squadra Antimafia. Sì, sì, esatto, esatto, ero interpretavo un personaggio russo, sì, poco ortodosso, diciamo, come, esatto, come personaggio, sì. E bellissima esperienza per la quale ho dovuto imparare anche il russo. Io non parlo il russo, sono romeno, molto diverso rispetto al russo, però è andata bene lì. E adesso ti ritroviamo invece in una commedia con fiori, matrimoni, che si chiama appunto Matrimoni ed altre follie. Chi sei? Esatto. Allora, in questo testo, chiamiamolo testo, no? Interpreto la parte di questo gitano molto, molto costuriziano come stile, insomma, prende un pochino spunto per mia personale scelta da Emir Kusturica, quindi ho cercato di portare la mia conoscenza, quella che è la mia conoscenza di quel tipo di personaggio che comunque si incontra nell'est Europa, no? Questi gitani molto pieni di vita, di colore, insomma, che è molto diverso rispetto all'immagine che uno ha degli zingari, dei rom, insomma, che ci sono anche in Italia, insomma, immigrati, ecco. Che cosa combina? Ma lui è un po' un tuttofare, insomma, uno che si inventa delle cose per campare in maniera molto simpatica, nel senso tutti i personaggi lo amano, vanno da lui a chiedergli consigli su come fare delle cose, poi se ne vanno, ritornano, insomma, è un personaggio molto positivo, pieno di vita. Sì, è molto molto bello, molto colorato, ecco. Senti, a tal proposito, insomma, hai citato i rom, questo personaggio appunto è un po' particolare, sì. Ci sono tanti pregiudizi, no? Ci sono tante, insomma, delle idee che nascono a prescindere soltanto perché una persona magari, ecco, è rom o extracomunitaria o è migrante. Tu hai interpretato un russo, poi adesso interpreti appunto questo zingaro, perché poi non è un'offesa. Insomma, cosa pensi di questi pregiudizi, di questa situazione? Ma io credo che, insomma, il pregiudizio nasce dall'ignoranza, ma nel senso di non sapere, di non conoscere delle realtà diverse dalle nostre, insomma, a questa immagine negativa contribuiscono molto anche delle dinamiche politiche nelle quali non voglio entrare, non mi addentro. Per quello che mi riguarda, adesso il personaggio è uno zingaro dell'est Europa, zona Romania, l'altra volta era un russo, insomma è quello che sono, io sono dell'est Europa. Nato lì, cresciuto lì fino all'età di 15 anni, trasferito in Italia, quindi ho vissuto ormai 17 anni che vivo in Italia, quindi mi considero completamente bilingue e l'Italia è il mio paese, insomma, dove sono cresciuto, dove mi sono formato come essere umano, come uomo. Conosco molto di più l'Italia rispetto alla Romania, infatti sto approfondendo attraverso le tue radici. Esatto, attraverso la letteratura, le opere scritte da artisti romeni che la gente non conosce abbastanza, ecco, quindi da lì poi nascono anche i pregiudizi per cui i romeni sono in un certo modo. Ti sei mai scontrato tu qui in Italia con il pregiudizio? Ah sì, tantissimo, sì, infatti per me è anche una vittoria personale aver fatto una scuola prestigiosa come la Silvio D'Amico nel mio percorso per la recitazione, essere riuscito a portare anche questi personaggi, insomma, è uno zingaro, quindi che cosa interpreti uno zingaro? È un essere umano da quella parte del mondo, no? Dell'est Europa, con il suo passato, i suoi sogni anche, no? Per il futuro e le sue conoscenze del mondo, insomma è molto interessante. A me piace molto usare le mie origini per far vedere altro, no? Attraverso i miei personaggi. Quindi credo che ci sia una grande responsabilità negli artisti per poter fare questa cosa qua, perché noi riusciamo ad arrivare a tantissime persone
ed è importante averne conoscenza e la coscienza riguardo a questa cosa qua. È anche bello che si lancino questi messaggi in modo lieve, no? Sulle ali della commedia, di una commedia come questa. Prossimi tuoi impegni, dove altro ti rivedremo? Allora, per adesso sono a Londra, sto lavorando con il National Theatre e quindi farò uno spettacolo lì a luglio e poi ritornerò qua in Italia per un altro progetto, adesso del quale non voglio parlare per ora perché ho fatto un pochino di callback, come li chiamano. E speriamo presto, insomma, in televisione sicuramente anche. Allora, a presto, grazie. Grazie a voi, grazie.